Bentornato, Desmond. Come stiamo a elettricità? Per ora bene, ma le linee elettriche sono dell'età della pietra. Dannato paese del terzo mondo! Parli dell'Italia? No, dell'Europa in generale. Da quando l'Inghilterra fa parte del terzo mondo? Beh, l'Inghilterra non sta in Europa, Rebecca. Noi tolleriamo l'Europa, come una persona che tollera l'herpes. Dici che mangeremo prima o poi? Chi non lavora, non mangia. Scherzavo! L'avevi capito, vero? Certo. Sorridi e annuisci. C'è un volontario per fare la spesa? Ne valeva la pena. Cos'è successo a Caterina Sforza? Tornò a Firenze e fece richiesta di riavere indietro i suoi possedimenti, ma invano. Poi morì per una polmonite. Che tristezza. È la vita. Cioè, tecnicamente è la morte, ma hai capito, no? Incontreremo mai i capi degli assassini? Da piccolo ho sentito di un luogo segreto per le riunioni. A quanto pare esiste davvero, ma non ne sono sicuro. Non ci sono mai stato. Lo vedrai quando avremo la mela. Beh, mi aspetto cose straordinarie. Tipo un bar dedicato all'espresso, per esempio. Che spreco di soldi. È chiaro che non hai mai bevuto un espresso.
carnivoro. Ipocrita. Lo sapevi che quando sono attaccate le piante emanano molecole che attirano insetti predatori? Sembrano molto simili agli animali. Sai troppo per vivere in pace. Me lo diceva anche il mio parroco. Torna prima dell'alba. Ci sono un auricolare e un orologio. Questi? Sì, portali con te. Huh.
Adesso ho da fare. Come hai fatto a creare una copia dell'Animus? Beh, Lucy mi ha inviato il progetto. Pensavo non potesse far uscire nulla dall'Abstergo. Ha trovato il modo. Per il resto ho improvvisato. Ah. Quando vuoi, Des. Riservate la fattura! Riservate il buon nome della vostra famiglia anche con l'abbigliamento!